Amici ed amiche, un saluto a voi da parte di Simone Fiorelli e l'iSport Academy. Sesta giornata della Magnum Cup. Si affrontano dopo lavoro Attack e Cotral contro Gremio. Gremio che attaccherà nella prima frazione di gara da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. Invece attaccherà il dopo lavoro Attack e Cotral. Giro dalla bandierina. Cross che arriverà all'interno del cuore dell'area, dove però ci sono attualmente solo due giocatori posizionati. Allora si cerca qui una deviazione che arriva per due volte con il campanile di Salvatori, che rimette involontariamente in area, dove può liberare il mancino McKelly deviato. Il dopolavoro Attack Cotral con Zingaretti a cambiare lato a destra per Filippi. Pallone servito ancora centrale. Movimento qui non intuito dall'11 Casu sulla sponda. Meglio, sul pallone fatto passare alle spalle da Salamone. Intanto Salvati ancora per il recupero centrale, poi lo scarico a destra per Filippi. Cross interessante, possibilità di calciare che arriva adesso. Conclusione di McKelly che si stampa sulla traversa. Attenzione qui al pallone riconquistato da Salamone, che poi conclude di mancino all'angolo più lontano. È 1-0 quando sono 17 minuti sul cronometro. Salamone porta in vantaggio il dopolavoro Attack Cotral con la rete che vale l'1-0. Battuta ora la rimessa, tentativo da fuori area. Era coordinato qui dalla distanza. Numero 9 Cotoloni, spedendo però sopra la traversa. Prova Dritan a farsi vedere sulla destra. Filippi ancora servito. Filippi qui lungo, decide di passare da Salamone che si gira, perdendo forse un attimo nel controllo, ma comunque riuscendo a ritrovare la sfera. Salamone ci prova allora dalla distanza con il mancino. Conclusione però facile da intercettare per la difesa, che può ora ripartire sulla catena di destra, dove c'è un po' di spazio da attaccare per Dominici. Dominici ci prova servendo il pallone all'indietro. Conclusione che arriva tra le braccia di Lepre, che in due tempi blocca. Si può riprendere. Ok, l'arbitro Lepre servirà a destra per Filippi. Cambiato lato. Attenzione qui al retropassaggio con Lepre che blocca con le mani. Ciò ovviamente non è permesso. Calcio di punizione a due da dentro l'area. E dunque calcio di punizione a due da dentro l'area per il Gremio. Pronti Battimelli e il 18 Dominici. Battimelli passerà il pallone a Dominici. Ovviamente barriera molto folta, composta da quasi tutti i giocatori del dopolavoro Attack Cotral, schierata dall'estremo difensore Lepre. Ora parte Battimelli che lascia il pallone lì per il compagno. Conclusione di Dominici respinta. Zingaretti. Cercato Salamone. Arrivano i due fischi da parte del direttore di gara, che manda le squadre a riposo all'intervallo. Dopolavoro Attack Cotral al Gremio. È 1-0. Con la rete fin qui di Salamone. Si ricomincia. Primo pallone del secondo tempo affidato al dopolavoro Attack Cotral, che muoverà la sfera da destra a sinistra, da sinistra a destra invece il Gremio. Arbitro che adesso finisce di sistemare la barriera. Può partire Salamone con il destro. Conclusione forte ma centrale e alta soprattutto. 30 sul cronometro. Ha già battuto Lepre. Casu qui a scendere, poi Zingaretti. De Santis, Zingaretti sventaglia con il destro. McKelly può ricevere, McKelly mette a terra, poi la scava sotto McKelly. Gran gol del dopolavoro Attack Cotral, che fa 2-0 con il suo numero 7 McKelly. Quando sono 30 sul cronometro, raddoppia per i suoi. Dritan qui sbaglia l'appoggio, ripartenza Gremio. Lavoro di tacco per Silvestro, che in qualche modo riesce a trovare il compagno che va per la rovesciata. Ci ha provato Dominici, pallone sul fondo. Vate qui per poco, non la trova Gremio, che può beneficiare di una rimessa laterale. Vediamo però se sarà per il Gremio la rimessa, perché c'è stata una deviazione. Sì. Arriva ora la battuta con il pallone già servito all'indietro. Salvatori scambia corto, poi ancora Salvatore rischia qui sulla pressione di Salamone, deve allontanare il pallone, ci riesce in qualche modo servendo anche Cotoloni. Salvati, Casu ha un po' di spazio, Renari al numero 11 che si gira e calcia. Conclusione respinta. Calcio d'angolo, batte Casu. 43 minuti sul cronometro. Salvati trovato in aria, qui miracolo del portiere. A provare a rimettere ordine, ci prova Battinelli con il
Passaggio in verticale, De Santis arriva e chiude. Batte subito il Gremio, ancora da destra con il 7 Silvestro a trovare deviazione, a trovare una rimessa in favore. Battimelli, Dominici prova a passare su Zingaretti, poi ancora Dominici, Filippi deve allontanare il più lontano possibile, trovando anche Salamone dall'altra parte. Salamone con lo scavo sotto, alto il tiro, apre poi a destra dove si fa vedere Salvatore. Silvestro cerca di ritagliarsi uno spazio per il tiro, non c'è, con poi la sfera intercettata dal basso da Battimelli. Ancora il pallone sulla destra con la fine, la sfera che termina fuori, ma non c'è più tempo. Dopo lavorata che Cotral, Gremio dopo 50 minuti finisce con il risultato finale di 2-0 in favore del dopo lavorata che Cotral. Marco Zingaretti, allora 2-0, ottenete i 3 punti, gara non semplice, bravi voi soprattutto nel primo tempo a imporre il vostro gioco, e dunque ti chiedo un commento a caldo. Niente, è andata bene, avevamo un po' di assenze però ci siamo comportati bene, mancava l'appoggio davanti della nostra punta, oggi assente, però chi ha giocato al suo posto si è dimostrato all'altezza. È andata bene, dai. 2 reti messe a segno, nessuna presa. Immagino che sia questo, insomma, ciò che si vuole per il resto del campionato. Sì, sì. Noi puntiamo parecchio alla difesa, quindi poi si vede. Credo che siamo la migliore del girone, quindi puntiamo su questo punto di vista. Quindi è andata bene anche oggi. Perfetto, Zingaretti, ti ringraziamo. Alla prossima. Grazie, arrivederci.